FABER è un progetto ideato e promosso dalla Fondazione CR Firenze in collaborazione con Confindustria Firenze e Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione dell'Università degli Studi di Firenze. Lo scopo è l'inserimento di ricercatori in un'azienda come la nostra per favorire lo sviluppo di attività ad alto impatto innovativo. Tesifer è una società di ingegneria che si occupa di progettazione per l'ingegneria ferroviaria. L'ingegneria ferroviaria è tutto ciò che garantisce sicurezza nella marcia del treno. Abbiamo deciso come Tesifer di partecipare al progetto FABER in quanto noi puntiamo molto sulla ricerca e sviluppo e sull'innovazione, e trovare un progetto che è volto all'inserimento di una figura come un ricercatore ad alto profilo in una realtà aziendale con lo scopo di sviluppare innovazione in un'azienda, per noi era una grandissima opportunità. Con il ricercatore abbiamo sviluppato un software, RailCAD, che è una piattaforma integrata per la progettazione ferroviaria. Parte con la base di un CAD, quindi si parte dalla gestione di un disegno base, fino poi a integrare tutta una serie di funzionalità avanzate specifiche del nostro settore. Lo sviluppo di questo software per noi è molto interessante in quanto ci permette di presentarsi sul mercato in maniera molto più competitiva per la vendita dei servizi di progettazione ferroviaria. Investire in innovazione è importante in quanto un'azienda che investe in innovazione è un'azienda competitiva. Un'azienda sana e in crescita avrà nel futuro necessità di assumere nuovo personale. Questo avrà delle ricadute positive sul territorio. Sono Alessandro Bacciottini, un ingegnere informatico laureato magistrale all'Università degli Studi di Firenze con una tesi in ambito ferroviario. Questa opportunità mi è stata presentata dal mio relatore e l'ho reputata interessante perché comunque risultava collegata all'ambito della mia tesi. La mia attività all'interno dell'azienda è quella di sviluppare un software interno attraverso il quale facilitare l'attività di progettazione in ambito ferroviario, e questo soprattutto grazie all'implementazione e al mantenimento di tool dedicati. Per quanto riguarda i risultati ottenuti, al momento ci possiamo considerare molto soddisfatti perché nonostante il processo di sviluppo del software sia un processo molto lungo, al momento abbiamo raggiunto dei risultati abbastanza importanti, per cui a partire dal prossimo mese manderemo il software in fase di test.